Consumata lei, e al sonno che noi abbiamo perduto non ci pensa, potrebbe almeno considerare. Considerare? Addio! Non mi facciano parlare! È così, meglio che non parli! Meglio che non parli, signora Elvira! Lamentarsi per la luce dopo una notte come quella che abbiamo passata io e Tito Creda è proprio troppo! L'avranno perduto per i loro pasticci il sonno, e non dovrebbero almeno per pudore farne scontare le conseguenze agli altri! Ma che dice? Pudore? Conseguenze? Che conseguenze ne sta scontando lei? Lo spreco di un po' di luce! Ma non si vergogna! Io! E hai il coraggio di dire che dovrei vergognarmi io, con una figlia per casa che mi aiuta, e lo sanno, a rifare le camere degli inquilini. Come c'entra adesso sua figlia Bisa? Sappiamo che l'aiuta. Pare invece che non lo sappiano. Ecco. Cosa? La prova. Il mio letto. Che prova? Intatto. Eh già, non ci ho dormito. Tanto meglio per la signorina Bilce, che si risparmierà la fatica di rifarlo. Ah sì? Grazie di tanta attenzione. Ma quando in una casa per bene, dove c'è una ragazza che si rispetti, un inquilino commette l'indecenza di passare fuori la notte, dovrebbe almeno avere l'accortezza di guastare il letto dove non ha dormito, per non turbare la ragazza con tutte le supposizioni che si possono fare. Ma quante storie! Io che sto ancora a sentire. Poi non è vero, non ho passato fuori la notte. Sono rincasato alle 2. Lo sappiamo bene a che ora è rincasato lei, a che ora rincasano una notte per uno da 4 mesi a questa parte. Ed è lo scandalo di tutto il palazzo, dai tetti alla cantina, lo sa. L'avrà strombazzato lei a tutti gli inquilini, poi sì. Quale scandalo? Due scapoli. Qualche scapolo in più, mi facciano il piacere, alla loro età. L'avevo detto io, andiamocene via da questa casa. Se vogliono saperlo, se vanno via adesso non mi faranno mica dispiacere. Basta, basta. Signora Elvira, lei è tanto buona, noi non volevamo. Mi ricambiano così delle mie premure. Io le usavo loro finché li vedevo come prima, tranquilli, con la testa a posto, ogni sera dopo cena rincasare e mettersi là a giocare quelle loro belle partitine a dama e poi a dormire. Altro che dama, adesso! Ecco! Preferisco che la mia figliola lo rifaccia così, senza bisogno! Va bene, sì, così si è sfogata, ora vada via, vada via, signora. Non me lo sarei mai aspettato, mai e poi mai da due signori. E basta, la prego! Divento cattivo anch'io, sa, se mi fa saltare i nervi. Possiamo alterarci tutti, e allora non sappiamo più quello che diciamo. Oh, mi faccia la grazia, porti subito il caffè all'avvocato Merletti. All'avvocato? E perché?
Ma se non ha ancora suonato l'avvocato? Sono andato io a svegliarlo in camera poco fa. Lei? E perché? Dobbiamo parlargli, Tito io. Ma come faccio a portargli il caffè se ancora non lo chiamo? L'avvocato è nostro buon amico. Potrei senz'altro permettermi di andare a svegliarlo in camera. Soltanto ho paura che si sia riaddormentato, ecco. Gli porti il caffè, dicendogli che gliel'ho chiesto io. E gli dica che se lo venga a prendere qua da noi come si trova, in camicia da notte, in veste da camera, anche in pigiama. Vado. Non ci mancava che lei con la figlia per casa. Lo sapevo. Freddo! Ma no, è tiepido, ancora bevito. Il mio no! Amaro anche. Vedrai che Merletti dirà come ho detto io. Senti, mi fai il piacere di fare un po' di tregua adesso. Mi fuma la testa. La vigliacca m'ha avvelenato con quel caffè. Come se non fosse abbastanza il veleno che mi hai fatto ingozzare tu per tutta la notte. Con la bella notizia che sei venuto a darmi. E basta, per Dio, posa quel caffè! Mi fai stizzire! Sì, ecco. Oh. Ecco, hai ragione, ma calmati. Cari amici miei, eccomi qua. Come va l'amore? Buongiorno, avvocato. Sieda, sieda, Merletti, altro che amore. Oh, l'amore sempre, ragazzi, l'amore. Sempre. Ha preso il caffè? Sì, me lo ha portato di là la signorina Bice. Che è dunque questa cosa seria che avete da dirmi? Sentiamo. Parla tu. Vuoi che parli io? Preferirei lo facessi tu. Non vorrei che poi dicessi che ti faccio arrabbiare. Mi fai arrabbiare con codesta tua docilità, che lo sai. Mi è sembrata sempre ipocrita. Il caso è grave. Ma la confidenza è stata fatta a te, dunque parla tu. E va bene, parlo io. Parlo io. Calma, vi prego. E chiari. Se no non capisco più nulla. Oh, ma avete rubato un'ora di sonno, eh? Calmo, sì, è chiaro. Dunque, deve sapere, caro avvocato. Vi prevengo che sono in parte informato. Di cosa? Della sciocchezza che avete commesso. Grazie, informato dalla signora Elvira. Enorme, sì, enorme. Una sciocchezza, credo, avvocato. Neppure a giudicarla per ciò che ora ne sta seguendo. Perché nessuno, dico nessuno, avrebbe potuto prevederlo. Ah, ciò che ne sta seguendo io non lo so. Giudico il fatto per se stesso. E che può saperne? Ha parlato forse con lui. Conosce la ragazza? No. L'ha mai veduta? No. E giudica! Abbiamo tanto riflettuto, creda. E dovrebbe pur saperlo che è uno dei tre più grandi problemi da risolvere nell'esistenza di un uomo. Dio santo, con questi problemi! Il tetto, il pane e la donna. Ma quali problemi? La donna, per Dio! Oh, una donna! Oh, la donna? Ma tanto voleva che prendesse moglie, allora, no? Già, in due. Caro mio, legalmente no, ma una moglie quasi sempre si prende in due, da retta a me. Lo vede. Lo vedi che ci casca? Ma dove casco? Quando si vuol fare dello spirito sulle cose serie. Una moglie non la volevamo e non si poteva prendere in due. E allora niente! Oggi questa, domani quella. Come fanno tutti gli scapoli di questo mondo? Senza amore. Voi volevate anche l'amore, voi. Con una donna e in due. La prego, non seguiti a fare dello spirito shop. Carlino ha detto male l'amore. Non era il caso di voler l'amore di una donna in due, no? Benché lei stesso dice sia il più frequente prendendo moglie. Era il caso di tener conto di tante, troppe cose che lei non vuol considerare e che noi abbiamo considerato. Segretario di ministero, con lo stipendio che sa e tutte le difficoltà della vita. Prender moglie in queste condizioni? Per quanto ci si possa sentir disposti. Siete due bambini. Ma che bambini e bambini? Siamo due persone serie noi, ecco quello che siamo. Ma niente affatto. Voi due non vi siete ancora saputi staccare dal vostro paese lontano, non riuscite a separarvi l'uno dall'altro per questo. Legate ancora con tutti i ricordi all'intimità delle vostre case laggiù, ne provate quasi vergogna, come per una debolezza che a confessarla potrebbe rendervi ridicoli. Ecco, guarda, tu mi guardi con certi occhi duri, freddi, di gelo. Basterebbe, per farti rivelare di un'improvvisa commozione, un ricordo del tuo paese. Diventerebbero come i vetri di questa finestra, guarda, appannati per il caldo di dentro. È il freddo di fuori. E guarda là Carlino che con le unghie si raschia la faccia per richiamarsi a crispi la realtà del suo vigore maschile. Ma ci deride, oh! No, oddio, me ne guardi, io vi voglio bene, vi stimo. Senti, parlagli tu se vuoi. Io vado di là a cambiarmi. Ma no, Tito, credimi. Io non voglio offendervi né ridermi di voi, tutt'altro. Vi voglio bene appunto perché siete così. E allora stia a sentire. Sarà come dice lei, l'avremo fatto per questo. I lontani ricordi di Napoli, della nostra vita studentesca, sì signore. Ciascuno li ha dentro di sé i propri ricordi. Per Dio, sono la vostra vita e può sentirsene più o meno legato. Va bene, va bene. Non negherai il rischio a cui eravamo esposti. Ho visto la vostra naturale disposizione al matrimonio. Seguitando ciascuno per suo conto a cercare una, come dire, una sicura stabilità di relazione. Non volendo essere così come lei, mi scusi. Oggi con una donna, domani con un'altra. Ma appunto questa è la sciocchezza. Lei è anche con due o tre donne alla volta. Sì.
ma con meno scandalo di voi, credetemi. Scandaloso forse per la signora Elvira, che voleva più farci la figlia. Signori miei, modi di essere, modi di essere. Ciascuno ha il suo, lei è così e per lei è bene così. Ha ammesso lei stesso che noi siamo... Persone serie! Abbiamo fatto tutto giudiziosamente. Lei non conosce la ragazza, stia a sentire. Ce ne ricordavo una sera qua, che eravamo tanto tristi. Venne in mente proprio a me. Ma come un sospiro spontaneo, sa, quando si pensa a una cosa cara, a una cosa lontana. Dissi, Melina. Ah, lei non può capire, avvocato, tutti i ricordi che ci evocò questo nome. 7, 8 anni fa, Melina era la nostra amicuccia. L'amicuccia di noi giovani studenti universitari a Napoli, sa, quando la sera si andava cantando, per la via Caracciolo. Ecco, e se facessimo venire qui Melina? Lo sapevamo così buona. Modesta. Remissiva, anzi. Per la vita che faceva, così dolce d'indole. Come veramente poi si è dimostrata? Felice, felice le dico che noi due, proprio noi due a cui aveva voluto bene soprattutto, l'avessimo levata da quella sua brutta vita. E c'è venuta, capisci? C'è venuta! Con tutti i ricordi della gioventù, con quello stesso sorriso di dolcezza, beata. Per compiacerci, ci disse arrivando. Già, e si figuri che ha voluto subito prendersi cura di noi, dei nostri abiti, della nostra biancheria. Ma ditemi un po'. È brutta! Ah no, che brutta! È così graziosa, di quella grazia poi che fa di tutto per non parere. Nessuna appariscenza, no. Miracolo di semplicità, può dirlo, un miracolo. Ma non ce ne siamo lasciati abbagliare, lui. Ah no, no, per prima cosa non l'abbiamo voluta con noi, a convivere con noi. No, lontana! Noi qui e lei per sé, a parte. Ma si contenta di nulla. Di poco, certo. Beh, quasi di nulla, ma vedesse come si occupa, come tiene quelle sue due stanzette, si fa da mangiare, tutto da sé. Si è comprata un tanto al mese, una macchina da cucire. Le dico, Rinata. Cari miei, se è così che volete da me, siete da invidiare. La fortuna ha assistito il vostro giudizio, visto che avete trovato l'araba fenice. Una donna che vi ama, vi costa poco, vi cura, vi assiste. E scommetto che con la macchina da cucire mi fa pure le camicie. Lascia un po' vedere. Abbiamo altro a cui pensare che alle camicie adesso. Oh, insomma, che volete adesso da me? Io niente. Lo chieda a lui che è venuto a chiamarla, le parrà più che mai una sciocchezza. Eh no, caro mio, né lei né altri, nessuno avrebbe potuto prevederlo. È facile adesso trattarci da sciocchi. Imprevedibile, imprevedibile. Mi dite in nome di Dio che cosa è successo? Avvocato, volevamo un suo consiglio. Senti, è inutile, è inutile. E ti arrabbi sempre. A me non piace essere trattato da sciocco. Sono uno che ha sempre saputo ragionare, io. Va bene, ma ora ditemi. Sapete che vi sono amico. Posso pensarla in un altro modo, certo, ma sono qua per voi. Se posso darvi un qualche aiuto. No, non si tratta di un aiuto. E di che si tratta? Di che si tratta? C'è un terzo di mezzo. Ma no, che dice? Se ne vuole tornare a Napoli. Napoli non ci pensa neppure. Felicissima di stare qua. E allora? E allora? E allora, avvocato, il nostro è un caso di coscienza, creda. Un caso di coscienza. Tanto, sì. Tanto più grave quanto più lei così buona, remissiva. Dolente, rassegnata. Ve ne siete stancati, Maria? No, no, che tanto. Dice? E allora non capisco più nulla. Non capisco più nulla. Oddio! Oh, guarda! Ci sono, ho capito! Un figlio vi ha confessato... A lui ieri sera. Sì, che teme, purtroppo. E non sa da chi. E allora voi? Oh, ma tu guarda! Ma che fa, ride? Ma no, no, non rido, semmai è per la cosa in sé. Visto? Ride. Ma no, Tito, è per l'imprevedibilità della natura, è così buffa. Il buffone sarà lei, forse. Io? Forse, ma più la natura, credi. Viene la natura e butta tutto all'aria. Credevate di aver pensato a tutto con il massimo giudizio e l'imprevisto scatta all'improvviso come una scatola che vi sghigna in faccia. Sarò pure un buffone, caro Tito, sì, ma mi aspetto di tutto io dalla natura e ci rido su. Voi invece che siete così seri, ci restate male. Cari miei, credetemi, vivere così seriamente come fate voi può prestarsi anche al riso. Non dovete offendervi. Costruite, edificate e un terremoto butta tutto all'aria. Sarò pure un buffone, sì, ma anche un po' saggio, come tutti i buffoni, eh? È inutile, mi smonta. Io che mi sento così sicuro dentro di me, del mio giudizio e dei miei sentimenti, non posso comunicare con lui, no? Mi smonta. Eppure lo dovrebbe capire, perché siamo avviliti. Costernati, non avviliti, costernati. Costernati, costernati. Ma sì che lo capisco benissimo. Non può capire un corno. Cosa vuol capire? Il valore che assume per la nostra coscienza, o almeno per la mia, la maternità in quella ragazza.
Impedirgli... Sarebbe un delitto. Ma non ci pensiamo nemmeno. Sarebbe come impedirle non la maternità in sé, ma di raccogliere il frutto stesso di tutto il bene che le si è fatto. Lo capisce questo? Lo capisco. Certo che lo capisco. D'altra parte, vede, ne è lei stessa spaventata per il fatto di non poter sapere. Eh già, di chi sia il bambino, se dell'uno o dell'altro. Di uno di noi due, di certo. Già, ma di chi? Questo non lo possiamo sapere, né noi né la ragazza. Ma non le avete domandato di chi crede? Certo, ma ha detto che non lo immagina. Non solo, ma che si vuole guardar bene dall'immaginarlo. Eh già, è nelle mani di tutti e due e vuole restarci. Ma non per tornaconto. Può star sicuro che non lo fa per questo. Ma una donna quasi sempre... No, non è per calcolo, può esserne certo. Sia pure, non dico di no, ma certo, nell'incoscienza dell'abbandono... Che cosa? Oh, Dio mio, se non lei, il suo corpo è innegabile che... Ma se dice nell'incoscienza... Lascialo finire! È innegabile che... Che il suo corpo, non lei, si sia preso più dell'uno o dell'altro. Vorrebbe far nascere la gelosia adesso. Ma che gelosia? Sei pazzo se non c'è tradimento, se nell'incoscienza dell'abbandono che gelosia. Con che colpa se ne può fare a lei? Ma no, nessuna colpa, nessuna colpa. Potrebbe dirlo però, se l'avessi avvertito. Ma non ha avvertito nulla. Non può dire nulla, me l'ha giurato, l'ho costretta a confessare. E poi sai bene che tutti e due stanotte siamo arrivati alla conclusione che se uno dei due potesse avere la certezza che il figlio è il suo, non esiterebbe un momento ad assumerne il peso e la responsabilità, convincendo l'altro a ritirarsi. E hai detto questo anche a lei? Anche a lei, certo. Prima di parlarne con Tito. Mm. È il sentimento mio, come ora è anche di Tito. E lei ha detto di no. Di no, di no. Che non lo può dire, perché non lo sa. È rimasta lei stessa atterrita. Non può supporre nulla. Nulla. Perché anche lei non si sarebbe mai aspettato che, data la sua vita di prima, una cosa simile le potesse avvenire. Tremava tutta, e così spaventata per sé, costernata per noi, e poi le due cose insieme. Eh già, l'istinto materno che si risveglia. Ma che si deve fare? Ah, io per me, cari miei, senza pensarci due volte. Che cosa? Via, via! Ecco, come ti dicevo io. Via il figlio, eh? Come si fa con le bestie.